Buonasera e accogliete, vi prego di accogliere calorosamente il signor Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno, l'assessore alla cultura, Dino Gasperini e soprattutto Silvestre Stallone. Allora, ve lo lascio tutto subito. Io voglio soltanto dire che abbiamo voluto portare qua Torbella Monaca, Silvestre Stallone, perché pensiamo che sia un esempio come attore, come persona, di uno che è venuto dalle periferie, dai momenti difficili ed è riuscito ad arrivare al vertice del mondo. È un esempio per tanti ragazzi che cercano una strada e che nelle periferie romane, come nelle periferie di tutto il mondo, la possono trovare. E Silvestre Stallone dimostra che questo si fa con l'arte, col valore dello sport, con una grande forza d'animo. Ecco perché tutta quanta Roma saluta, gli abbiamo anche dato la Lupa Capitolina, saluta con un grande abbraccio Silvestre Stallone. Grazie. No, no. Accomodatevi per cortesia e iniziamo l'incontro. È con enorme piacere che condividiamo con voi questa sera questo onore di avere con noi Sylvester Stallone. Lo pronuncio all'americana, ma noi siamo abituati e amiamo dire Sylvester Stallone perché un italiano come noi viene da questa terra. Sylvester Stallone non è solo un divo di primissima caratura, è un grandissimo uomo di cinema, il cui pubblico con i suoi film, con i suoi eroi, Rocky, Rambo, si è costruito nelle periferie del mondo e solo da lì, poco alla volta, anche la critica ha dovuto iniziare poi a fare i conti con questo creatore di moderne mitologie, mitologie che oggi fanno parte integrante della storia del cinema. Io sono qui stasera sul palco, ma sono come voi perché sono. Mi sono commosso quando Rocky vinceva gli incontri o li perdeva, mi sono indignato quando Rambo subiva le sue ingiustizie e siamo stati sempre lì, in prima fila, con Sylvester e i suoi personaggi. Quindi per noi, credo, questo è un grande momento per incontrare un'autentica leggenda del cinema mondiale. E grazie al Festival di Roma che ha portato qui Sylvester Stallone. Le storie di Sylvester Stallone ci hanno sempre toccato dal vivo e perché sono storie che conosciamo da sempre. Sono le storie che ci hanno raccontato i nostri nonni, i nostri genitori. Sono le storie di gente umile, vera, povera, che ha fatto a botte con il mondo e si è imposta la propria dignità con la propria forza d'animo. E Stallone, da grandissimo uomo di cinema qual è, perché Stallone non è soltanto un attore, ma è un regista, uno sceneggiatore, un produttore, un autentico creatore di mitologie, ha saputo raccontarlo con la forza dei grandissimi cineasti americani. Oggi Sylvester Stallone è come John Wayne, come quei grandi corpi del cinema americano classico che incarnano in sé l'intera mitologia di Hollywood, la leggenda di un paese, la leggenda di un'industria. E quindi io vorrei iniziare questo incontro chiedendo a Sly, se mi posso permettere di chiamarlo così, di condividere con noi
il racconto delle sue origini, perché una cosa è saperle e una cosa è sentirsele raccontare dalla viva voce di Sly. Thank you very much. My father came over from Italy in the late 1930s, and we lived in a place in New York called Hell's Kitchen. And it was a very, very tough neighborhood, very hard, scary. At night you would walk down the middle of the street, because if you were on the sidewalk, someone would pull you in and you'd be just disappear. So those were my roots, and I always thought about Hell's Kitchen, and actually it's the first screenplay I ever wrote was called Hell's Kitchen, and I think it influenced the way I grew up. It was very poor. At night it'd be so hot I would sleep outside on the roof or the balcony, and it influenced me, and I always thought about people like myself and millions of people that want to get off that roof, that want to get out of that heat, that want to be part of not the American dream, but the human dream. And that's where it all started. Allora, per me, le mie origini. Mio padre è venuto